Buongiorno a tutti. Allora, io sto andando a fare colazione. L'orso è partito stamattina alle 6 a caccia. Ieri abbiamo fatto le crepe proteiche, poi abbiamo fatto le crepe alla maniera dei valdostani, cioè crostelle alla valdostana, già pronte per stasera un po'. Le abbiamo congelate per tempi futuri e niente, adesso vado a fare un po' di colazione. Sto cercando di smettere di fumare, infatti oggi vi volevo parlare proprio di quello. Adesso non me ne frega niente che la gente venga sotto al video e scrive: oh brava, hai fatto proprio bene, il fumo fa male. Ve lo dico sinceramente, io sto smettendo perché mi hanno diagnosticato la piorrea in bocca, se no non avrei smesso. Non ho ancora smesso, spero di riuscire a smettere, se no comunque di calare drasticamente le sigarette. Vi posso solo dire che adesso sono passata da 20 e rotte sigarette fatte col tabacco e non sigarette normali. Al giorno sono passata a meno di 10, quindi sono già contenta così, nel senso, non pensavo di riuscire, scusate, a trattenermi dal non fumare. Invece vedo che la cosa va abbastanza bene. C'è gente, mentre parlavo qua, che mi conosce: ah, ma magari fumavi per noia perché non hai niente da fare. No, il problema è che io non sto mai ferma e fumavo comunque, quindi non è un discorso, è il gesto, la noia. No, mi piaceva fumare, fumo ancora, non è che ho smesso, sono riuscita a calare drasticamente, quello sì, però no. Poi non mi metterò qua a dire il fumo fa bene, fa male, fa su, fa giù, a far polemica, non mi interessa. È una cosa che non ho mai sopportato. Io rispetto le persone che non fumano, ma sono dell'idea che le persone che non fumano debbano rispettare anche chi fuma, perché voglio dire, a me non crei nessun problema. Se a me dà fastidio la sigaretta, piglio e mi levo. Come alla persona che fuma, se va in un locale o in un luogo di non fumatori, deve avere la cortesia e l'intelligenza di non fumare. Punto. Se non vuoi stare lì, vai altrove dove puoi fumare. Vivi e lascia vivere. A me, quando vengono già a farmi una polemica, il trip, io sono dei grossi vaffa, un giro in bicicletta. Quindi io non sono qua per fare polemica, per dire oh, mi raccomando, propaganda. No, io vi sto parlando della mia esperienza. Ho detto che anche riuscissi, che poi spero di eliminare anche quello, però ad arrivare a 3-5 sigarette al giorno sarei già contenta. Volevo smettere completamente già da oggi, ma non ci riesco, è inutile che faccio la splendida. Quindi non mi va neanche di prendere in giro. Sì, ho smesso completamente, perché tanto io cosa posso fare? Dire che ho smesso e poi quando giro il video non farmi vedere con la sigaretta come spengo il video come una turca. No, non mi piace prendere in giro le persone, quindi vi dico la verità. Sto cercando di tenermi. Devo dire che non l'accuso neanche più di tanto. Adesso aspetto che mi arrivino sugli schifi dei polmoni, perché avendo calato qualcosa succederà, soprattutto quando vado in palestra le spurgherò bello. Però sono contenta così, insomma, un passettino alla volta. Ma ripeto, è solo per il discorso che ho la piorrea e il fumo agevola la piorrea, se no penso che non avrei smesso, perché a me piace, non è che mi metto a fare la splendida. Poi c'è gente che legge il libro, fa l'agopuntura. No, se non devo smettere, voglio smettere da sola. O almeno, ripeto, 3-5 sigarette al giorno. E niente, queste erano le ultime news. Ieri non ho fatto la live perché non avevo voglia. Penso che forse non la farò neanche stasera perché non ne ho voglia. E
e vi auguro una buona giornata.